Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Stefano De Martino è tornato sotto i riflettori con il suo esordio alla guida di Affari Tuoi su Rai 1, un debutto che ha scatenato opinioni contrastanti. Dopo un'estate televisiva priva di novità, le aspettative erano alte per il suo ingresso nel mondo del quiz show, soprattutto perché doveva prendere il posto di un gigante come Amadeus. Alcuni spettatori lo hanno trovato all'altezza della sfida, mentre altri hanno espresso perplessità. Tra questi ultimi, spicca Selvaggia Lucarelli, che ha spiegato perché, secondo lei, il giovane conduttore campano non stia funzionando alla perfezione. Lucarelli, nella sua newsletter, non ha risparmiato critiche. Ha riconosciuto che De Martino, con la sua eleganza e il suo stile, sembra impeccabile dal punto di vista estetico, ma ha sottolineato che, secondo lei, manca ancora di quella maturità necessaria per reggere il peso di un programma così importante. Ha ironizzato sul fatto che la Rai lo abbia scelto un po' a scatola chiusa, evidenziando che condurre un quiz show non è semplice come può sembrare. Per Lucarelli, De Martino, pur avendo una certa esperienza, deve ancora trovare il giusto equilibrio per essere veramente all'altezza. Non tutti, però, hanno appoggiato il duro giudizio della giornalista. Su Facebook, molti utenti hanno difeso il giovane conduttore, ritenendo che le parole di Lucarelli siano state eccessivamente severe e pregiudiziali. Certo, De Martino è meno disinvolto rispetto ad Amadeus, ma anche il celebre conduttore ha avuto bisogno di tempo per affermarsi. Inoltre, raccogliere l'eredità di un personaggio così amato non è un compito facile per nessuno, nemmeno per veterani come Paolo Bonolis o Gerry Scotti. Nonostante qualche incertezza iniziale, gli ascolti della prima settimana sono stati incoraggianti. De Martino, pur con qualche impaccio, ha portato avanti lo show senza intoppi, e c'è chi scommette che, con il tempo, riuscirà a dare una firma più personale al programma. Del resto, ogni cosa richiede pazienza e crescita graduale. Che ne pensate di questa critica? Condividete il punto di vista di Selvaggia Lucarelli o difendete Stefano De Martino? Lasciate il vostro commento! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!